Ed è partito il miglio. E in questo momento siamo con la Crew di Treviso, la Crew Royal, che farà un intermezzo di circa 2 minuti in modo da poter seguire le fasi finali della gara. Ricordatevi che vi dovete osservare. Let's go! Partiamo subito con Tipo e Suga nella casa, eccolo qua! Yes! Suona, suona, suona! Le mani, le mani! E andiamo con Fly G! Anche una ragazza qui con noi, questa Blue Royal di Beni Reali. Sexy! La mia tradizione, andiamo avanti con Vanessa! Trenino a 2 davanti, ovviamente, anzi a 3 in questo momento. Vediamo di recuperare i nomi con Lorenzo Zambelli, che è l'atleta della Biotecna, lì pronto, è terzo attualmente. Ripeto, compatto di 3 atleti, con Bedini, Nicolò, Bottin, Marco e Lorenzo Zambelli. Ultimo giro di questo miglio con Bottin e Bedini al comando. Si è staccato Lorenzo Zambelli, quindi è lotta a 300 metri. Al momento sembra racchiusa tra Bottini e Bedini. Non si sa mai, 200 metri al termine per Marco Bottin e Nicolò Bedini, compagni di allenamento dell'Atletica San Biagio in questo miglio. Siamo a 4.08 in questo momento, 150 metri, sprint lungo per Bottin e Bedini su Lorenzo Zambelli, che è rimasto al palo. Rientra dalle retrovie anche Davide Benio, Atletica San Biagio. Allora, attenzione, Bedini, Bottino e proprio Bedini, Davide Bedini va a superare Bottino, quindi i due fratelli Bedini, primo e secondo, con Bottino che viene derubato nel secondo posto, proprio sulla finale. Bella questa gara che si è vissuta con l'atleta che era al quarto posto, addirittura al quarto posto di 250, riuscire a sprintare fino ad aggiudicarsi il la partenza del miglio femminile. Partite le nostre atlete, e ora facciamo un piccolo intermezzo sempre con Roberto Blu per la parte. Musica! Ultima tranche del Blue Royals per la loro sezione, andiamo con la musica! Andiamo subito a spaccare con il secondo ingresso di Fuboy Sugar! Fuboy Sugar, gira, vela, balla!
Spencer. Applauso! E c'è che manco! Sì, sì! Dovreste provare, superare bluewarriors.it, che sono tutti potenti. Andiamo con il primo! Per 3 anni in seguito della federazione FIS, federazione italiana danza. Stato vediamo Ismael che trova Jimmy e ci salutiamo così giù la mia volta. E facciamo un forte applauso a tutti i ragazzi, grande creatività e attività. Grazie Roberto, grazie al Royal Blue di Treviso. Sempre una storia di Laura Dalla Montà, invece tornando alle gare delle partite su Anello, Laura Dalla Montà, Assindustria Sport a Padova, che è decisamente al comando, davanti ad Angela Luise e Raffaelletto, che sono all'inseguimento di Laura Dalla Montà, atleta padovana. Il giro di questo miglia, sempre Laura Dalla Montà al comando. Adesso allora il momento dell'applauso per Laura Dalla Montà, che va a sprintare per il suo miglio. Forti tutte, Laura Dalla Montà, e per il secondo arriva in questo momento per trovare il numero 113, Eva Fredetto, che va a prendere il secondo posto, mentre è lo chiude per il terzo tra la 112 e la 129, la Angela Luisa però resiste al rientro di Eleonora Lott, e dunque per la terza posizione Angela Luisa riesce a condurre in porto la gara. Ballerini, Cecchera, Cocchi, Fulmano, Ballerino, Luigi Fosso e Cecchera. E sulla sua sostenuta da parte di Sara Luise, che crea già selezione, mettendo in linea tutte le compagne di gara. Thank you.
Italia ballerina davanti con Sara Luise a distribuire la momenta gara nel questo momento i 5 metri. Sara Luise prova ad accostare le ballerine per formare un trenino o due. Ultimo giro, siamo un minuto e 2.46 in questo momento. Provo ad andarsene, Sara Luise. Al momento il comando con l'aria ballerina al secondo posto. Presentato per la terza posizione con la marca ballerina e sotto il treno a scoppare. Più 100 metri al traguardo per Sara Luise in aria ballerina. Orazio Novale e la primi semestre, queste le prime due società. Prova a rientrare anche Marta Ballerini che si è attaccata sulla l'ultima barriera, che sta superando l'ultima barriera e sarà fondamentale Sara Luise. Prova a entrare Marta Ballerina e la seconda posizione, ma resiste, c'era poco ma resiste l'area ballerina del primo semestre. Regola Cecchella arriva in questo istante, conclude la partita anche Sara Cecchella. Situazione molto aperta in questo 1200 siepi, dove si lancia uno sprint molto lungo, parte in questo momento ai 300, quando mancano 300 metri. Mancano 200 metri e Darold è al secondo posto, ha preso l'iniziativa, se n'è andato ed entrerà sul rettilineo finale, andrà a prendersi gli applausi del pubblico e i giocatori di Via del Lago. Eccolo qui, Giovanni Lazzaro, Atletica Quinto Mastella, che si vola tra gli applausi di Via del Lago, ultimi metri con Darold che lotta ora per il secondo posto con l'atleta della Piave 2000 che lo insidia fino alla fine. 1, 2, 3 e al quarto posto va allo sprint proprio dopo uno sprint lanciato fin dai 300 metri finali, un sprint molto lungo in questo caso. Arrivano via via tutte e tutti gli atleti di questa serie unica dei metri 1200